le splendide raccolte che presenta il Museo Diocesano di Milano Carlo Maria Martini, vi è anche in questo periodo il bellissimo presepe di carta di Francesco Londonio, realizzato fra il VII e l'VIII decennio del Settecento. Il presepe di carta di Francesco Londonio è giunto al Museo Diocesano, nelle collezioni del Museo Diocesano, grazie ad una donazione da parte di Anna Maria Bagatti Valsecchi. Il presepe ha una storia molto chiara, molto nota, perché Francesco Londonio lo dipinse per il conte Giacomo Mellerio, probabilmente negli anni 70 del Settecento, nel momento in cui appunto Londonio soggiornava nella villa cosiddetta del Giornetto a Lesmo, in Brianza, insieme appunto al conte, che era un suo committente sia per la villa sia per il palazzo milanese in corso di Porta Romana. Tramite gli eredi del conte Mellerio, il presepe giunge alla famiglia Cavazzi della Somaglia, che è appunto stata l'ultima a possedere quest'opera meravigliosa, che probabilmente è composta in realtà da più presepi, da più nuclei. Siamo riusciti, grazie agli studi di Eugenia Bianchi, a identificare un nucleo centrale, che è quello esposto alle mie spalle, sicuramente di mano di Londonio, il principale, il più alto qualitativamente, a cui si aggiunge un secondo presepe, probabilmente alcune figure che sono state aggiunte successivamente sempre da Londonio, e un piccolo nucleo di mano di un imitatore. L'aspetto forse più interessante, più particolare di questo presepe è proprio la sua tipologia. Un presepe di carta, quindi un materiale che di per sé sembrerebbe essere di poco valore, di poco conto, e che invece ci parla di una tradizione veramente diffusa in Lombardia, che proprio ebbe avvio grazie a Francesco Londonio, un artista che era anche scenografo al Teatro della Scala, che era noto perché si occupava di rappresentare la vita pastorale, agreste, gli animali, era noto come gran pittore di animali, e che ad un certo punto, forse per suo divertimento, inizia a rappresentare figure di questo tipo. La tipologia si diffonde molto rapidamente a Milano, in Lombardia, nel resto d'Italia e poi anche nel nord Europa, forse per il suo basso costo. La carta era un materiale forse considerato poco nobile, deperibile, ma anche grazie per questo motivo ad un certo punto iniziano a esserci delle stampe di riproduzione dalle incisioni originarie di Londonio, e la tipologia ha moltissimi imitatori. Arriveranno a essere presepi stampati, presepi distribuiti su fogli che venivano ritagliati e ricomposti, presepi a teatrino sempre di carta. Diventa proprio una delle tipologie più note, più diffuse e più amate dalla Milano del 7 e dell'Ottocento.